Questo che state vedendo potrebbe sembrarvi un normale volo di linea, ma per me non è così. Questo volo mi sta riportando in Italia da Shanghai. Per le mie vacanze ho avuto la pazza idea di partire da San Pietroburgo, passando per Mosca, Kazan, Yekaterinburg, Ulan-Ude, attraverso la Mongolia fino all'antichissima Pechino e alla modernissima Shanghai. Come? Beh, la risposta è semplice: su una delle ferrovie più lunghe del mondo, la Transiberiana. Questo viaggio va pianificato con attenzione ed in anticipo di molti mesi. Per prima cosa bisogna decidere il tragitto, trovare i collegamenti ferroviari, quali paesi attraversare, date di ingresso e date di uscita di ogni stato. Con queste informazioni bisogna richiedere i visti, farsi un sacco di foto noiose, compilare infiniti moduli dove ti chiedono anche quante volte vai in bagno a settimana. Una volta in regola con il passaporto bisogna farsi gli zaini in modo da sembrare un vero viaggiatore all'avventura. Una volta pronto, si parte! Ciao, se il video ti è piaciuto, allora metti mi piace, clicca su iscriviti e per essere avvisato ogni volta che uscirà il mio nuovo contenuto, clicca sulla campanella.